Senti, questa mattina ero in piazza e ho visto che c'era un banchetto della Lega. Sono anche passato e inizialmente c'era lì un amico che mi ha chiesto di firmare una petizione, no? E io ho detto firmo tranquillamente, e, anzi vi intervisto se volete. E dopo invece ho detto no, sei troppo cattivo tu con la Lega, eccetera, eccetera, non hanno voluto. Non è vero, vabbè, sei cattivo. Ma magari sono anche cattivo, non so. Poco, dai. Comunque, morale della favola, dopo ho visto anche il manifesto, stanno raccogliendo delle firme perché in relazione a un danno ambientale che è successo in laguna, una moria di vongole. Tu hai qualche informazione, visto che sei anche tu in provincia e quindi nell'ambito della provincia forse hai qualche informazione maggiore? Beh, sicuramente la moria di vongole c'è stata in due annualità, il 2008 e il 2006, se non erro, 2008 e 2010, e quindi ha sicuramente creato un danno già da un prodotto che è diminuito rispetto al passato. Sulle responsabilità io credo che la politica c'entri, come c'entri anche comunque l'economia. E mi fa specie che la Lega raccolga delle firme, dato che ha il responsabile massimo della pesca regionale, che è l'assessore Manzato, con il quale potrebbero invece dialogare e al limite imporre una denuncia alla Procura della Repubblica. Sarebbe più utile per iniziare delle indagini. Io credo invece che la Lega sia perennemente in campagna elettorale, nonostante i risultati locali che hanno avuto, e quindi hanno bisogno di visibilità. Credo sia questo, forse sono stati mal suggeriti dalle teste pensanti della dirigenza locale, perché fare questa cosa senza neanche coinvolgere gli altri partiti, perché io penso che l'inquinamento non abbia colore, che il danno alla pesca non abbia colore, e quindi o si cambia impostazione e si coinvolgono tutte le parti politiche, da destra a sinistra, per fare qualcosa insieme di utile e costruttivo. Io credo invece che questa raccolta firme cadrà nel vuoto, come la maggior parte delle azioni locali che la Lega ha fatto a pioggia, e quindi non porterà nessun risultato. In pratica mi stai dicendo, ma sicuramente non lo confermerai, che è tutta una scena per distogliere l'attenzione a qualcos'altro, per far vedere che ci sono in pratica, forse. Ma non lo so la motivazione vera. Io dico, lo slogan l'hanno fatto, lo spot delle raccolta firme lo stanno facendo, vedremo i risultati, perché parlano i fatti. Siccome è tempo di fare, bello slogan da me decantato in campagna elettorale, io lo guardo sui fatti, tutto il lavoro che faranno. Vabbè. Se non porterà nessun risultato, ci rivedremo tra un anno con un'altra video intervista. No, ci vediamo presto. Ok. Grazie Beniamino. Ciao. Ciao.